Qual è il tema dell'edizione Passio 2012? 2012 ha un tema preciso che è detto così, una formulazione molto breve. Abba, un Dio, papà. Abba probabilmente è una parola che non tutti conoscono, una parola in cui c'è testimone l'Evangelista Marco, ma anche San Paolo nel Nuovo Testamento, cioè era il modo con il quale Gesù chiamava il Dio di Israele, che veniva denominato con un termine ebraico Adonai, cioè Signore, e allora direi proprio nel linguaggio comune, nel linguaggio della quotidianità, la lingua era l'aramaico, ecco, Gesù stesso ci ha lasciato questa espressione, Abba, che significa di per sé non padre, ma è il modo con il quale un figlio chiamava il padre allora, che noi oggi potremmo esattamente intendere non tanto come padre, ma come papà, perché il termine papà è quello che un figlio dice al proprio papà, padre più generalizzato come termine. Ecco che allora abbiamo voluto fare la scelta di pensare Dio nei termini di un papà, nel senso che questo ci rimette nella posizione dei figli e riconoscerlo in senso forte come il nostro papà. Allora diciamo che in sintesi è il rimettere in mano a tanta gente la questione del dire Dio oggi. Il Dio cristiano è Padre, Figlio e Spirito Santo. Con questo apriremo una trilogia proprio sulla Trinità, e questa prima edizione di Passio 2012 vorrà concentrarsi su questo rapporto con Dio chiamato con il nome di Abba, cioè papà.